Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi, anche oggi, in spiaggia, col mare, il rumore delle onde ci accompagneranno in questo nuovo video. E allora di cosa andremo a parlare oggi? Andremo a parlare delle nostre auricolari Bluetooth. E allora, come saprai, perché avrai visto i passati video, ho provato due modelli di auricolari Bluetooth 5.0 come tecnologia. Eccolo, modello 1 e modello 2. E allora, le differenze sostanziali dopo circa un mese di test per un modello e 2 settimane il secondo modello. Modello 1 dura di più per quanto riguarda la durata degli auricolari. Modello 2 ha un comparto di ricarica, cioè tutti e due i contenitori fungono da power bank. Basta inserire le auricolari dentro lo scomparto, si accendono le luci colore rosso, parte la ricarica automatica. Questo è più grande e ha più autonomia per quanto riguarda lo stoccaggio di energia elettrica. Perciò questo vuol dire che puoi fare molte più ricariche degli auricolari. Per quanto riguarda l'altro modello, ha una batteria più piccola, perciò può ricaricare meno volte gli auricolari. Perciò un punto in favore per quello, un punto in favore per questo. Un altro punto in favore di questo è la qualità, anche costruttiva, ma anche l'altro, attenzione. Questo però mi piace perché le auricolari hanno 2 strisce luminose, blu, rosse, che ti indicano i vari funzionamenti. Cioè acceso, spento, in ricarica, in connessione. Questo è un modello più futuristico, quello è un modello più semplice, più soft, più elegante. Per quanto riguarda l'ascolto in cuffia per la musica, questo ha più basso quello con tutta la gamma di frequenze al punto giusto. Questo invece dà qualcosa in più come bassi. Per quanto riguarda invece l'audio in chiamata e il microfono, questo si sente meglio di quello. Quello perciò si sente meglio come audio se vuoi ascoltare la musica. Questo è migliore in chiamata perché ha i microfoni più sensibili e il volume di ascolto di chi sta dall'altro lato risultano migliori. Allora, per ricaricare le cuffiette circa 4 ore e sono completamente ricaricate sia in questo che in quello. E per quanto riguarda la ricarica del gruppo, eccolo qui, micro USB qui e micro USB anche sull'altro modello. L'uso continuo delle cuffiette, come abbiamo detto, il modello questo dura qualcosa meno perché le auricolari stesse hanno meno batteria, hanno una batteria interna al litio un po' più piccoletta, perciò durano meno. Non arrivo a fare più di un giorno di uso continuativo, invece dell'altro arrivo quasi a fare anche 2 giorni. Per quanto riguarda invece Master Slave, queste intanto sono in Bluetooth 5.0 entrambi. Cosa vuol dire? Che hanno dei chip interni di ultimissima generazione, un consumo dell'energia è inferiore, perciò le batterie ti durano molto di più e ha una distanza operativa da una all'altra cuffietta e da cuffietta allo smartphone molto più distanti. Come funzionano le auricolari? E ci sono auricolari master, auricolari slave. Cosa vuol dire? L'auricolare master è quella che si collega col tuo smartphone, l'auricolare slave è quella che si collega con l'altra auricolare. Per esempio, questo è master, si collega con lo smartphone, questo è slave, si collega con l'altro auricolare. Tramite lei hai il segnale audio
sia nelle, diciamo, cuffie che microfono. Questo nelle cuffie normali, perciò vuol dire che se ti vuoi utilizzare la cuffietta con lo smartphone devi utilizzare solo quella master, perché se usi quella slave non si connette col tuo smartphone. Questa regola vale per le cuffiette, diciamo, modello 1, poi ci sono le cuffiette modello 2, che questa è modello 2, quelle sono modello 1. Questa, la particolarità che mi è piaciuta, è che entrambe due auricolari possono essere connesse indipendentemente allo smartphone tramite appunto il Bluetooth. Cioè non c'è un master, non c'è un slave, entrambi possono fungere sia da master che da slave. Perciò questo perché è importante? Perché se io utilizzo una sola auricolare, si scarica, non posso più utilizzarne nessuna delle due, perché se si è scaricata la master, la slave non partirà. Queste, io ne scarico una o l'altra. Avendo l'altra, l'altra è sempre, diciamo, compatibile con la connessione dati diretta, io ne lascio una, prendo l'altra. Per questo mi sono trovato benissimo anche con queste, cosa che quelle non fanno. Se il video ti è piaciuto, un mi piace. Ciao e al prossimo video.